Eccoci tornati nella ipervanilla. Cosa? Fermi! No, ragazzi, era il salto di prova. Cosa devo fare? Saluto Emanuele, Jacopo e Marta. Scrivete nei commenti hashtag Minecraftita per essere salutati nel mio video. Iscrivetevi al canale col tastino rosso qua sotto. Attivate la campanella su tutte quante le notifiche. E cerchiamo di superare 4000 mi piace per un nuovo video della ipervanilla su Minecraft. Ok, meno male che abbiamo un bucket di acqua con noi. Lascia un creeper. Quindi la regola di questa settimana è... Quanto abbiamo di jump boost? È infinito! Ok, ragazzi, c'è un problema. Come facciamo? Abbiamo infinito jump boost e noi oggi dovremmo crearci una casa. Vabbè, benvenuti in questo nuovo video, ragazzi. Dovete guardare tutto quanto il video dall'inizio alla fine, perché mi sa che oggi faremo una bruttissima fine. E abbiamo con noi un sacco di materiali. Allora, devo creare una casa. Ma prima di tutto devo farmi una crafting table. Oggi era l'episodio appunto della casa, ma non so quanto sia semplice. Meno male, ragazzi, che nell'inventario avevamo il bucket di acqua. Io volevo solo fare il salto di prova. Allora, facciamo una cosa. Prima di iniziare, ragazzi, anzi iniziamo subito così costruendo, ci facciamo una doppia chest, perché se no non sappiamo dove smistare le cose. Quindi uno e due. Sarà un bel problema, ragazzi, questo qui, che se saltiamo finiamo in giro per il mondo. Come faccio a costruirmi una casa in questo stato? Soprattutto, abbiamo deciso quindi di costruirla qua, vero? Cerchiamo di capire la zona. Sì, la zona mi piace, là c'è un avamposto, dovremmo andare... Cosa? Come faccio a raggiungere la pianura che era di là? Abbiamo perso tutto quanto il loot, ormai 4 minuti credo che siano passati. Non ci voglio credere. Abbiamo perso tutti gli oggetti più preziosi. Non è vero però, perché comunque i diamanti ce li abbiamo messi via. È il resto che abbiamo perso, tra l'ascia, tra tutte quante queste cose. E prima... No, non ce la faccio, ragazzi, a raggiungere... No, non ce la facciamo. Cioè, dovevo costruire la casa, ma con cosa la costruisco? Ecco l'avamposto. Ragazzi, questa storia qua del jump boost comunque è ridicola, ma è anche super divertente. E il problema è che io non posso raggiungere il mio loot in questo stato. Mamma, che pelo che abbiamo fatto. Ok, stiamo rischiando tantissimo. Il bello è che c'è anche l'avamposto dei pillager in mezzo. Ma meno male che c'è un fiume. Devo raggiungere assolutamente il loot. Secondo voi, ragazzi, ce la faccio? Cavolo, come passo lì in mezzo? Ok, in questo modo. Perfetto. Qua non c'è bisogno di saltare. Non c'era bisogno di saltare. No, 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 no. Sono arrivato alla zona dei pillager, ragazzi. Il problema è che da ora in poi, se saltiamo, diventa molto rischioso. Non dovremo prendere danno dei pillager. Dobbiamo soltanto correre. Non possiamo saltare per ora, perché devo sperare che di qua ci sia un ruscello. C'è un ruscello, sì, allora possiamo saltare. Saltiamo, vedo la cesta in fondo. Dopo un sacco di tentativi vedo la cesta in fondo. No, qua ci sono i pillager. Seguiamo il ruscello ancora. Seguiamolo e andiamo di qua, dove possiamo anche non saltare. Ok, io ho anche il vizio di saltare in Minecraft quando corro, ragazzi. Il problema è che tra un po' arriveranno i pillager e io ho paura. Ho molta paura, anche perché il loot sicuramente l'abbiamo perso. Su questo possiamo starne certi. Il resto non so cosa ci possa essere di perso o di ritrovato. Allora facciamo così, saltiamo qua per capire dov'è la fontana più vicina. Io come ci arrivo là? E ci sono anche i pillager. No, 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 no. Ragazzi, è impossibile, giuro, è veramente la sfida più difficile che ho mai fatto in tutti i Minecraft maledetti, questa. Perché il più è nell'hyper vanilla e io ho completamente perso tutto quanto il mio loot. Allora, facciamo così. Muoviamoci rompendo blocchi. Perché poi... No, il fatto che non possiamo neanche saltare per piazzarli. E là ci sono i pillager che mi inseguono. No, 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 no. Scappa e salta! Io come faccio a prendere del ferro, fare un bucket di acqua... Quando ci sono questi? No, 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 no. No, ragazzi, no, vabbè. Possiamo utilizzare però i pillager che si stanno picchiando tra di loro. Ragazzi, cosa ho scoperto? No, 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 ho scoperto la tecnica definitiva. Saltare sopra gli alberi. Funziona. Perché non mi fanno prendere danno? Ok, no, 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 no. Scappa, Marco, fai un muro. Ok, e saltiamo di là. Avete capito cosa devo fare, ragazzi? Devo farmi un ponte sopra la testa per continuare a saltare... Sopra gli alberi, no, muoio. Vi spiego qual è la mia tecnica, ragazzi. Ovviamente sono ancora morto per mano dei pillager. Allora, ho pensato che tecnicamente, se noi piazzassimo dei blocchi, allora,
Vediamo, stiamo attenti a saltare. Ok, qua c'è un altro blocchino che ho perso prima. Se noi tecnicamente provassimo a piazzare i blocchi in questo modo, noi dovremmo rimbalzare sopra questo blocco in alto, così, e salire in altezza. Ok. Mamma, quanto è difficile questa cosa. Prima che sta pure diventando notte, ragazzi. Io devo soltanto sperare che ci sia ancora il mio loot, ma è impossibile tecnicamente, ragazzi. Quindi sto sperando per niente. Quindi probabilmente ora dovrò ritornare al villaggio, perché farò ancora un'altra volta una bruttissima fine. Ah, questa iper vanilla, ve l'ho detto che era molto difficile con queste regole tutte quante strane. Allora, continuiamo in questo modo. C'è il mio loot di terra! Non ci credo! Devo scavare, devo scavare, devo scavare, devo scavare un sacco. C'è il mio loot per terra! Dovrebbe esserci anche il letto! Raccogliamolo! Non ci voglio credere! Non ci voglio... Dov'è il bucket di acqua? Ok, ce l'ho fatta in tempo! No, non è vero! L'ho spammato, ragazzi, il bucket di acqua! No, vabbè, sono ancora qua! No, dormiamo! Abbiamo la possibilità di dormire! Io non ho parole per questo episodio, è bellissimo, ragazzi. Ce la farà il nostro eroe, ragazzi? Spero di sì. E che non so, io ho perso il conto delle morti che ho fatto in questo video. Quindi nei commenti, oltre all'hashtag Minecraftita per essere saltato, io stavo per saltare, assassino De Mark che stava per saltare, dovete scrivermi quante volte ho fatto una bruttissima fine in questo video, perché io ho perso le parole. Ve lo giuro, ragazzi, sono veramente stanchissimo dopo questo video di Minecraft, perché è molto difficile con Jump Boost tutto quello che ho avuto. Dovrebbe esserci il loot qua a terra. Dov'è? Ragazzi, dov'è il loot? Perché è sparito? Ma ho soltanto dormito. No, ragazzi. No, non è vero. No, non è vero. No, non è vero. Abbiamo perso tutto quanto il loot, vorreste dirmi? No, dai, ragazzi, abbiamo perso tutto quanto il loot perché ho dormito in piena notte. No, non è vero, non è vero. Mi sento tristissimo. Giuro. Vediamo se è qua in giro. No, è qua! Sì, che c'è! C'è tutto il mio loot. Ragazzi, voi non vi immaginate quanto io sia diaminmente, non si può dire in questo modo, felice. Ve lo giuro. Allora, dov'è il bucket di acqua? Eccolo qua, mettiamoci la nostra armatura. Jump boost infinito nella iper vanilla, ragazzi. Credo sia la cosa più brutta che ci possa essere. Io devo farmi assolutamente una struttura della casa ora. La esigo in questo posticino qua. Che almeno ci siano le pareti e il tetto. Non ne voglio sapere più nulla. Non saltiamo. Non... come faccio a non saltare? Allora, facciamo così. Dobbiamo fare delle strutture d'appoggio per il tetto. Per il soffitto qua. Così, in questo modo. Ok. Ok. No, 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 no. Mi sono dimenticato. Ok. Ragazzi, bellissimo. Ok, allora... Potrei salire con l'acqua, tecnicamente. Vediamo se funziona. Ok, funziona. Salire con l'acqua si può fare. Allora, qua facciamo il soffitto. Quindi il tetto della nostra casa deve essere un 4x4. Non ne voglio sapere che sia bella o brutta, ragazzi. Questo è l'episodio più sbagliato per costruire la casa. Però mi avete detto, Marco, perché non hai ancora fatto la casa in Minecraft nella vanilla? Ragazzi, la sto facendo. Guardatela qua che bella. Chiudiamo qua. Guardate che bello che sarà sbattere sul tetto di casa mia. Guardate, guarda. Ora posso farlo quante volte volete. Io da qua non mi muovo più. Ok? Siamo intesi, la ciascuna delle robe preziose le lascio là in fondo. Via. Chiudiamo qua tutto quanto. Non ne voglio sapere niente, ragazzi. Non ne voglio sapere nulla di quanto sia bella o brutta questa casa. L'importante è che ora esista. Quindi chiudiamo qua con le pareti in legno. Sarà la casa di Minecraft più brutta che abbia mai fatto in tutta la mia vita di giocatore di Minecraft. Io non so se voi avete mai fatto una casa così brutta, ma dovevo farla così. Mi serve... La chiudo con la terra. Ragazzi, io davvero non ho parole per questo video qua di Minecraft. È stato molto difficile da registrare. È un po' troppo buio. E non so se ho delle torce. Me le crafto adesso. Ce le ho invece. Eccole qua, guarda. Una, due, tre, quattro. E la quinta qua in mezzo. Dov'è il mio letto bianco? Letto bianco qua. Perché in questo mondo maledetto c'è bisogno di dormire. Poi... Possiamo farci una crafting table e una chest. Sì, perfetto. Il resto lo lasciamo là, ragazzi, perché settimana prossima ci sarà una nuova regola. E spero che non sia così tanto cattiva. Quindi chiudiamo qua con una chest. Togliamo questo fiorellino. Grazie, fiorellino, ma devo metterti via. Perché
Diciamo che oggi è stato un episodio un po' difficile, caro fiorellino. Ok, questo crossbow me lo tengo. Sono anche vicino all'avamposto dei pillager. Ricordiamoci questa cosa. Mettiamo via questo. Piccone qua ce lo teniamo. Mettiamo via l'uovo. Ragazzi, io spero che questo video qua della Hyper Vanilla vi sia piaciuto. È stato difficilissimo registrarlo, però ci siamo divertiti veramente tantissimo. Scegliete uno dei due video qua davanti per rimanere sul mio canale, ragazzi. Mi raccomando, rimanete sul mio canale. Iscrivetevi col tastiere rosso qua sotto. Lasciate un bel mi piace. Noi ci vediamo in un prossimo video, ragazzi. Da Mark è tutto. Ciao, ciao!